Buongiorno, siamo qui, buongiorno, benvenuti a tutti, siamo qui per dare le risultanze del Consiglio dei Ministri che è appena terminato appunto. Intanto il Consiglio dei Ministri ha proceduto all'approvazione, alla nomina dei sottosegretari e dei nuovi viceministri. Il numero totale del governo sarà di 62 componenti, ci sono 16 ministri, come sapete, il Presidente del Consiglio e la mia persona, e ci saranno 44 sottosegretari invece di 47, e vi saranno 9 viceministri invece di 10 rispetto quindi al precedente governo. I dettagli, i nomi, eccetera, ovviamente vi saranno trasmessi più tardi. Abbiamo provato, su proposta dei ministri dell'Economia e delle Finanze, che non può essere qui con noi, ma insomma riassumo io, intanto il decreto Tasi. Come sapete, questa è una vecchia discussione, come sapete milioni di famiglie italiane rischiavano di dover cominciare a pagare la tassa sulla casa se non venivano introdotte le detrazioni, quindi è stato stabilito che appunto per ciascuna tipologia di immobile vi sarà quella flessibilità dello 0,8 per mille, che l'incremento deliberato dovrà andare appunto per la totale detrazione appunto della tassa. Quindi questo è il primo provvedimento che, come sapete, era già stato oggetto di un accordo precedente. Ovviamente la gran parte di questi provvedimenti sono frutto dei lavori già avviati in precedenza e delle negoziazioni che erano già state avviate tra il sistema delle autonomie locali, il Ministero dell'Economia e la Presidenza del Consiglio. Quindi si risolve il tema della Tasi in questa maniera. Il contributo dei 500 milioni di euro che era stato stabilito dal Senato per questa finalità delle detrazioni viene quindi spostato per compensare il minor gettito che i comuni hanno denunciato dalle manovre che erano state effettuate sulla legge finanziaria. Gli altri elementi, io vi elenco solamente i capitoli principali, poi vi arriverà un comunicato stampa dettagliato. Abbiamo abbiamo fatto nuovi provvedimenti per gli enti locali in difficoltà finanziaria, sono appunto vari provvedimenti che aiutano gli enti locali a risolvere problemi finanziari e che andranno a sanare alcune delle situazioni più gravi che sono state poste alla nostra attenzione già nei mesi scorsi. Il primo elemento, il più importante elemento, e anche quello che è più rilevante per voi, è certamente il provvedimento che riguarda la questione di Roma. Quindi la questione di Roma è stata riproposta in una maniera differente sostanzialmente, la somma trasferita tra il commissario e il Comune di Roma rimane la stessa, le modalità però sono messe in maniera differente, tanto non è un trasferimento dello Stato, non c'è un trasferimento di soldi dello Stato al Comune di Roma, sono semplicemente somme dovute del commissario al Comune di Roma che vengono anticipate, invece che essere diluite nel corso degli anni, vengono anticipate in maniera da creare massa critica per i problemi finanziari che voi sapete. Ovviamente accompagnato a questo vi sono la urgenza, necessità e obbligo di avere piani di rientro finanziari, piani di risanamento finanziari, piani di aumento delle entrate da parte del Comune di Roma, come già il Senato o la Camera, non ricordo bene, aveva stabilito in un emendamento approvato a larghissima maggioranza. Quindi verrà conservato in questo provvedimento relativo a Roma, da un lato, il rigore e la serietà di un percorso stabilito con criteri definiti, dall'altro lato il fatto che lo scambio avviene tra il commissario per somme comunque dovute e il Comune di Roma stesso. Dentro questo decreto legge che abbiamo approvato vi sono anche un'altra serie di misure che ovviamente riguardano tantissime situazioni che abbiamo ereditato dalla decadenza, purtroppo dalla decadenza del decreto, come avete visto nei giorni scorsi. Tra queste misure, darei subito la parola al Ministro Giannini, viene una in particolare molto urgente che riguarda le disposizioni in materia dei servizi di pulizia e degli ausiliari nelle scuole e la proroga su alcuni termini per cominciare a mettere una maggiore velocità all'edilizia scolastica. Prego, Ministro Giannini. Grazie, Sottosegretario. Sì, credo che stamattina
Cristina, con questo decreto abbiamo affrontato un'emergenza molto grave che riguarda 24.000 di addetti alle pulizie in tutte le scuole italiane e che con la proroga fino al 31 di marzo e un finanziamento che è fornito dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Istruzione mette in sicurezza intanto questa parte importante del personale scolastico, naturalmente non contrattualizzato, non negli organici. Questa è una questione molto antica che si è trascinata negli anni, la misura era necessaria, l'abbiamo presa tempestivamente, abbiamo nell'arco di pochi giorni individuato la soluzione e trovato i fondi. Però mi preme, Sottosegretario, dire un'altra cosa, che col Ministro del Lavoro Poletti abbiamo individuato a partire da martedì mattina avremo un incontro del tavolo interministeriale scuola-lavoro, perché questo è un tema che riguarda appunto il lungo termine e non serve dare un tampone e poi lasciare l'emergenza che riesploderebbe dopo un mese, dopo due o quando sarà, per far sì che questo problema si possa risolvere con un piano biennale di riqualificazione e di ricollocazione professionale. Questa è una misura di politica attiva che questo governo, credo, farà come diciamo, strumento per tutto il comparto lavoro e quindi cominciamo nella soluzione di un'emergenza a trasformarla invece in una policy che sia poi di respiro e che dia garanzia oltre il 31 di marzo. Quindi questo mi sembra il messaggio più importante. Se posso, un altro punto che riguarda sempre la scuola, riguarda un capitolo che ci è caro, che insomma è uno dei cardini anche delle politiche scolastiche, l'edilizia. Abbiamo trovato anche qui un fondo di 150 milioni che era stato già destinato e bandito per tutte le regioni italiane per interventi di edilizia scolastica. I comuni e le province interessati che hanno risposto non avevano ancora completato il procedimento di assegnazione delle gare, quindi c'era il rischio, scadendo anche questo oggi, 28 di febbraio, dal bando del 30 di ottobre, che questo denaro per i due terzi venisse riassorbito dal Ministero. Abbiamo dato una proroga fino al 30 di aprile perché tutte le amministrazioni, ora mi permetto di dire, sta alle amministrazioni, quelle che non sono state veloci, non hanno avuto la possibilità o la volontà politica di farlo, di approfittare di questi fondi che sono 150 milioni su tutte le regioni italiane. Quindi queste sono due misure che riguardano personale e strutture, quindi contenuto e contenitori, che mi pare che siano un buon inizio per le politiche scolastiche. Grazie. Sempre nel decreto legge di cui abbiamo illustrato alcuni contenuti, vorrei dare anche la notizia che è contenuta la cancellazione della cosiddetta web tax, visto che anche era partita una procedura di infrazione, ma noi avevamo deciso comunque di sospendere, quindi di annullare la previsione che era prevista, che era stata fatta in legge di stabilità relativamente alla web tax. Ecco, poi abbiamo esaminato il recepimento delle direttive europee, tra cui sono ben 16 le direttive, e ve ne sono alcune che crediamo di sottoporre con particolare attenzione alla stampa, e quindi darei la parola al Ministro Lorenzin per una in particolare che vorremmo segnalare all'attenzione della stampa. Prego. Grazie. Si tratta della cosiddetta direttiva transfrontaliera che oggi vede il compimento del suo iter finale. È una direttiva estremamente importante perché in un certo senso rivoluziona il sistema di welfare non solo italiano ma europeo. Noi siamo abituati a pensare all'Europa attraverso una circolazione delle merci oppure a politiche in tema monetario. Questa è la prima direttiva che si occupa strettamente delle persone e quindi del cittadino europeo come soggetto di diritti, non solo dal punto di vista economico-commerciale, ma anche dal punto di vista forse più delicato che quello sanitario. Quindi è la prima direttiva che si occupa in modo completo del welfare ed è per questo una direttiva strategica all'interno della costruzione europea. Che cosa prevede? Prevede una vera e propria sfida che è quella della mobilità dei pazienti. Già oggi i cittadini possono muoversi all'interno dei confini europei ma con delle limitazioni molto forti. Oggi invece il sistema sanitario non è soltanto più un sistema sanitario nazionale ma diventa un sistema sanitario
europeo, in cui c'è una mobilità molto più agevolata delle persone, quindi dei pazienti, e anche delle informazioni in campo sanitario, così come sulla materia che noi affronteremo durante il semestre, sulla regolazione, cioè tutta la parte regolatoria che riguarda farmaci e device. Quindi una vera e propria nuova impostazione di tutto questo settore. Si parte dai pazienti, perché è giusto partire dalle persone, e quindi si aprono delle nuove prospettive. Ci sono delle limitazioni, ovviamente. Le limitazioni sono dovute a regolazioni tra i paesi sui budget, quindi ci sono dei limiti sia per quanto riguarda l'entrata che l'uscita, che riguarda piuttosto il mantenimento di costi che non creino nuovi oneri agli stati, in modo tale che ci sia la possibilità che, faccio un esempio molto pratico, se la realizzazione di un intervento in Italia costa X, non si può pagare più di X in Francia e viceversa. Inoltre, così come è accaduto anche per la mobilità tra regioni, noi su questo abbiamo una certa esperienza come Stato, ci sono anche ovviamente delle limitazioni non dovute dal diritto del sindaco, del singolo, piuttosto che alla specialità legata alla specialità della patologia da trattare. Un aspetto estremamente importante di questa direttiva, e lo cito proprio oggi perché oggi, ricordiamolo, è la giornata delle malattie rare, è il contact point, cioè attraverso la realizzazione di un punto di contatto nazionale che l'Italia è già pronta e che ha già realizzato, noi avremo non soltanto informazioni, un flusso di informazioni che riguardano i pazienti e le prestazioni, così come la comparazione del costo delle prestazioni tra stati, ma avremo anche l'accesso a informazioni che riguardano le nuove strategie, per esempio in caso di malattie rare, e la possibilità quindi di un'informazione sempre più completa per gli operatori sanitari e per le singole strutture e quindi per i pazienti. Tutto informatizzato e tutto reso trasparente attraverso appunto il sito del Ministero, e questo possiamo dire che noi come Paese siamo tra i primi in Europa e siamo già pronti per questa sfida. Ovviamente immaginate che questo cambia anche un pochino il modo di concepire il sistema sanitario che noi abbiamo avuto negli ultimi decenni. Noi dovremo proporre a livello internazionale le nostre eccellenze sanitarie, questo riguarda tutta la penisola, ma in particolare le regioni che sono le regioni di confine, quindi il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, dove noi abbiamo oggi delle strutture assolutamente competitive a livello europeo, ma in alcuni casi possiamo dire a livello mondiale, e quindi attraverso il semestre noi cominceremo anche una nuova fase, cioè quella di illustrare, oltre che nel mondo scientifico, anche ai cittadini europei, quali sono le grandi potenzialità del sistema sanitario nazionale. Grazie, bene. Poi ci sono alcune altre direttive che riteniamo di sottoporre alla vostra attenzione. Una, siamo particolarmente contenti se nell'ottica della semplificazione di dire e annunciare che vi sarà una procedura unica di domanda per il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro, quindi l'Italia si adeguerà rapidamente a questa direttiva e vi sarà un unico documento in cui appunto saranno unificate le procedure di domande e di autorizzazione, quindi questo ci pare un elemento di semplificazione notevole. Gli altri due provvedimenti molto importanti riguardano l'inasprimento di alcune sanzioni, per esempio nella lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, e darei la parola al Ministro Orlando. Prego, Ministro. Sì, grazie. Si tratta del recepimento di una direttiva del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Si tratta di una normativa che introduce delle circostanze aggravanti speciali appunto per i reati di sfruttamento della prostituzione minorile, della pedopornografia, della violenza sessuale in danno di minori. Questo intervento completa un percorso che si era già avviato negli anni scorsi, a partire dal 2012, quando si recepì in ratifica la Convenzione di Lanzarote, che appunto affrontava questo tema.
L'altro decreto legislativo affronta invece il tema della prevenzione e della repressione della tratta degli esseri umani, prevedendo anche alcuni strumenti di protezione delle vittime di questo fenomeno. Infatti, da un lato si definisce con più precisione la condotta, che cosa significa la tratta, quindi una migliore ricostruzione della fattispecie che consenta quindi una più facile incriminazione, della riduzione o mantenimento in schiavitù e in servitù. Dall'altra la possibilità di estendere alle vittime il fondo che già è previsto nel nostro ordinamento per le misure antitratta. C'è un terzo decreto che credo abbia una rilevanza che, da questo punto di vista, sul fronte delle garanzie, che prevede il recepimento, anche in questo caso, di una direttiva e consente una tutela degli imputati stranieri attraverso un sistema, la garanzia dell'accesso alla traduzione. Oggi spesso gli imputati non hanno contezza esatta di ciò che sta avvenendo nel processo del quale sono coinvolti, anche perché non è assicurato un sistema di traduzione adeguato. Quindi io credo che ci siano due segnali forti: uno nel contrasto a crimini di particolare odiosità e che creano particolare allarme sociale, ma dall'altro anche credo il segno di uno Stato che nell'ambito del processo rafforza il sistema delle garanzie. Mi pare che si possa prefigurare anche soltanto con questi provvedimenti una linea che vorremmo poi integralmente seguire nello sviluppo dell'azione di governo. Bene, grazie. Ci sono domande? Tantissime, ma non avete fame? Prego, avanti. Filippo Barone, La Sette, La Gabbia. Nei giorni scorsi avete annunciato degli interventi che dovrebbero arrivare quasi a 100 miliardi. Vorrei capire se avete intercettato le misure, le coperture e se pensate di prevedete nuove privatizzazioni e soprattutto se prevedete di espropriare i comuni o altri enti locali delle utilities. Su tutte queste questioni risponderà il Ministro Padoan. Comunque è chiaro che il Presidente del Consiglio ha annunciato delle misure ed è evidente che le misure hanno la loro copertura. Le modalità della copertura verranno annunciate nelle prossime settimane. Prego. Prego. Andrew Fry di Bloomberg News. Volevo chiedere, oltre queste misure di emergenza per gli enti locali, qual è l'approccio del governo verso enti locali che hanno problemi finanziari? È pronto a lasciare fallire un ente locale se il sindaco non prende le misure preventive di privatizzazione o tagliare di servizi? Come lei sa, l'Italia è un grande paese europeo, quindi vi sono numerose misure che prevedono piani di rientro, piani di predissesto e di dissesto finanziario, quindi l'eventualità che un comune fallisca, come voi sapete, è già presente, è disciplinata dalla legge. È stata introdotta una misura di predissesto con il governo Monti, fu concordata apposta perché fossero obbligati gli amministratori che non svolgevano all'altezza il loro compito a prendere misure particolari, anche misure molto crude, tipo l'innalzamento al massimo delle aliquote fiscali, tipo appunto la dismissione di asset. Quindi su tutto questo che è già presente è stato ulteriormente rafforzato con l'ultima legge di stabilità, un provvedimento in cui si dice che le amministrazioni locali sono responsabili, per esempio, dei deficit che maturano nelle loro aziende controllate. Quindi c'è un percorso molto serio legislativo che si sta applicando e che stiamo cercando di far applicare. Ovviamente il Presidente del Consiglio ha detto nel suo discorso che noi contiamo molto sul protagonismo e la responsabilità delle autonomie, ma tutto questo significa massimo rigore nell'amministrazione dei soldi pubblici che valgono molto di più dei soldi di ognuno di noi. Buongiorno, Francesco Albanese, Teleroma 56, una domanda per il sottosegretario Del Rio. Ha detto, torno sul decreto Salva Roma, in sostanza la consistenza economica resta invariata, però viene riproposta in maniera differente con degli accorgimenti. Ci può dire qualcosa in più nel dettaglio? Quello che vi ho detto sono somme che erano previste annualmente da parte del commissario in trasferimento al comune
e queste somme invece che essere pagate annualmente vengono anticipate. Ovviamente il Comune non è che le raddoppia, non è che le riceve tutte subito e poi le continuerà ad avere nel corso degli anni, le prende adesso per il consolidamento finanziario. Il meccanismo tecnico, come dire, preciso, lei mi perdonerà, non essendoci Ministro dell'Economia non vorrei dire sciocchezze. Sì, Roberto Ghinze, TG1. Una domanda per o il sottosegretario Del Rio o il ministro Orlando, adesso vi dico. Certo. Abbiamo letto oggi su Repubblica l'appello di Roberto Saviano, diciamo, a un'aggressione nei confronti della criminalità organizzata anche sul piano economico, quindi andare ad aggredire il tesoro dei boss, quindi un'economia che fa 170 miliardi di fatturazione. Insomma, volevo sapere la risposta del governo rispetto a questo appello. È un appello che intendiamo accogliere. Ci sono lavori che sono già stati elaborati presso la Presidenza del Consiglio, c'è stato un gruppo di lavoro composto dal dottor Gratteri, dal dottor Cantone, dal presidente Garofoli su questo punto, cioè su come si contrasta la criminalità, ma come la si contrasta soprattutto ormai nella sua dimensione più crescente e rilevante, che è quella economica. Contemporaneamente c'è anche un'elaborazione che è stata svolta dal mio predecessore. Si tratta di coordinare questi lavori. Io immagino che il primo contributo che può dare il Ministero della Giustizia alla riscossa nei confronti della crisi economica sia proprio su questo fronte. Da un lato una accelerazione sul tema del civile, che è una delle principali ragioni della incapacità del nostro Paese di attrarre investimenti. Guardate, in questo senso non stiamo parlando di due cose diverse rispetto alla domanda che mi ha fatto. Quando lo Stato non è in grado di dirimere controversie tra privati, ci sono soggetti criminali che si incaricano di svolgere questa funzione in molte regioni del nostro Paese. In secondo luogo, invece, strumenti più forti e significativi per il contrasto alla criminalità economica. Anche questa è una delle ragioni per cui nel nostro Paese non si viene ad investire. Quindi, di tutta la riforma della giustizia, che dovrà essere affrontata nel suo insieme, e il Presidente Renzi ha dato una tabella di marcia abbastanza serrata, io conto soprattutto di dare un contributo immediato su questo fronte. Che cosa la giustizia può fare per aiutare ad uscire dalla crisi, e quindi che cosa può fare su questi due fronti, civile e contrasto alla criminalità economica. Grazie, ne ho un'ultima domanda perché ci aspettano di sopra, prego. L'ultima, poi me la posso con il tempo. Una domanda per il ministro Lorenzin e uno per il sottosegretario Del Rio. Ministro Lorenzin, volevo chiedere se mi può dare qualche esempio sulla cosa significa per mobilità dei pazienti, cioè se saranno fissati dei costi standard a livello europeo su questi, il ruolo dell'Italia. Per il sottosegretario Del Rio, relativamente alle detrazioni della TASI, cioè se sono stati fissati dei binari su quali poi naturalmente i comuni penso che dovranno intervenire per indicare le detrazioni dei livelli. La mobilità dei pazienti significa che un paziente può andare da un stato all'altro per farsi curare, questo in linea di principio. Poi all'interno della direttiva i singoli stati hanno recepito alcune possibilità, tra cui l'abbiamo recepito noi come Italia, cioè quello di mettere delle limitazioni che non vanno contro la libertà del cittadino di potersi spostare, ma che rispondono a dei parametri sia dal punto di vista quantitativo, e cioè dal punto di vista del costo della prestazione, e cioè ad esempio, come dicevamo, che una prestazione non può, lo Stato membro non può pagare di più di quello che paga nel proprio Stato, e nel nostro caso, avendo noi anche un sistema federale sanitario, questa cosa viene ricalibrata non solo a livello nazionale ma anche a livello della singola ASL di appartenenza. Dall'altro lato ci sono anche dei parametri di limiti qualitativi, e cioè che ci si
disposta più favorevolmente per avere quelle prestazioni che nel proprio stato non si possono avere, quindi per singole cure assai complesse e su patologie appunto, come dicevamo prima, rare. Nello stesso momento, ad esempio, non si possono invece prevedere lunghe degenze in altri stati. Questa è, è ovviamente il tipo di limitazione che noi abbiamo previsto al nostro interno. Grazie. Per quanto riguarda noi, la questione TASI è una tassa municipale, quindi una tassa che andrà regolata nella sua modulazione e detrazione da parte dei sindaci, come è giusto che sia, perché sono in grado così di renderla più equa e più flessibile. Grazie a tutti, buongiorno.